Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio oggi mostrare le statistiche, quindi il pannello delle statistiche live presente in ScoreTrend. Non so se vi ricordate il mio ultimo video sulle statistiche o sull'omogeneità delle statistiche, adesso vi faccio vedere come funzionano, dove sono le statistiche e come poterle leggere e tutte le varie funzionalità. Passo subito al sito ScoreTrend. Ecco. Qui siamo sul sito di ScoreTrend. Andiamo su, per esempio, eventi live e schiaccio sulla prima partita, questa bulgara. Andiamo sotto, tiriamo su e vi trovate nel pannello sotto statistiche live, che è questo. Allora, ovviamente, più il campionato è importante, più le statistiche che abbiamo sono maggiori. Ovviamente penso che tutti possano capire che per i provider le statistiche, l'importanza della partita è fondamentale. Quindi una partita di Premier di Serie A avrà più statistiche di quella dell'Under 19 o qui sopra sto vedendo adesso della Repubblica Ceca Seconda Lega, oppure di una partita di Gibuti, della Coppa di Gibuti. Quindi, come funzionano le statistiche live? Abbiamo, una volta che cliccate su statistiche live, abbiamo il pannello tutte, primo tempo, secondo tempo, solamente quelle del primo, solamente quelle del secondo e poi per fascia minuti. Allora, le statistiche totali, vedete che ci sono le varie icone che aumentano il livello della barra, questa blu per esempio, quando ci sono più tiri. Questa ha fatto 4 tiri, come vedete la barra blu ha una dimensione maggiore di quella rossa che si trova alla sua destra, infatti ha fatto 4 tiri e 2. Abbiamo quindi i gol, prima mettiamo i tiri totali, tiri in porta, tiri fuori porta, poi il possesso palla, attacchi, attacchi pericolosi e via di conseguenza tutto. Quando siete nel primo tempo potete guardare tutte perché siamo solamente nel primo tempo. Se siete nel secondo tempo e volete vedere come stanno giocando nel secondo tempo, andate a vedere solamente le statistiche del secondo tempo. Ora devo ancora iniziare, quindi è andata via, non mi ha fatto vedere nulla. Quindi adesso ecco, facciamo vedere una che siamo anche nel secondo tempo. Prendiamo questa, per esempio, andiamo nel secondo tempo e come vedete ci sono quelle del secondo tempo, così vi rendete conto come stanno attaccando, come stanno giocando nel secondo tempo rispetto al primo. Poi un'altra cosa importante sono le fasce di minuti. Per esempio, siamo al 30, dal 30esimo in poi, volete vedere come stanno attaccando in questi 15 minuti, mettete 30, 45 e vi fa vedere le statistiche solamente dei minuti 30-45. Quindi dovete andare a vedere, a mettervi la fascia dove voi vi trovate. Ripeto, 15-30, vedete solamente gli attacchi dei 15-30 minuti. Ripeto, nelle statistiche, anche nel mio sito, come ho spiegato nel video precedente delle statistiche non omogenee, potete trovarvi, anzi, vi trovate le statistiche di provider diversi e quindi ovviamente non potete andare a paragonarle con quelle di un'altra partita, però vi possono servire come vademecum, come idea di cosa sta succedendo. Poi se andate su eventi, invece vi trovate gli eventi messi ad albero con indicazione temporale di quando sono successe. Delle partite principali ci sono anche i tiri in porta con la relativa giocatore che ha tirato. Quindi dovete andare a vedere le statistiche live e tenete presente invece il grafico e il goal trend. Sono statistiche, come vi ho spiegato, omogenee perché c'è un algoritmo che va ad omogenizzare i dati e quindi trovate che le statistiche vengono elaborate in maniera completamente diversa per fare in modo che i grafici di vari campionati e di varie partite possano essere paragonati barra raffrontati tra di loro. Comunque, per chi utilizza le statistiche, andate qui sotto e vi trovate le statistiche relative a quella determinata partita e le vedete comparire ogni 30 secondi. Quindi noi ogni 30 secondi facciamo l'aggiornamento e qui sotto vi trovate in continuazione le statistiche che arrivano. Quindi guardate sia il grafico
che le statistiche e che il gold trend, che è l'indicatore. Quindi l'unione delle tre cose vi dà una visione migliore. Se le volete vedere ancora meglio, andate su Espandi evento, vi si espande l'evento in una finestra più grande e quindi vedete qui a destra avete tutte le statistiche messe subito vicine e non dovete andare sotto a vedere, avete grafico sulla vostra sinistra e statistiche che variano sulla vostra destra. Poi, per esempio, qui eravamo prima del 60esimo, quindi 45-60, e voi vedete solamente cosa succede nei primi 15 minuti e vedete qua che sta attaccando nettamente la squadra in trasferta. Infatti avete visto tre tiri in porta, sei tiri fuori, ok, ed è arrivato il gol. Quindi ancora di più vi vedete come sta attaccando dal grafico, dall'indicatore, abbiamo avuto il massimo, e dalle statistiche per i 15 minuti. Ok? Poi si passa al 60esimo minuto e se volete potete passare all'altra fascia temporale, quella dei 60-75. Mi auguro che abbiate compreso, insomma, il funzionamento, come utilizzare al meglio le statistiche e come passare ad Expandi Evento per avere da una parte sulla sinistra i grafici e sulla destra avere le statistiche tutte incolonnate in modo che immediatamente possiate vedere cosa succede sul mercato. Vi saluto, fate aggiungi e potete iscrivervi al mio canale, così verrete avvertiti quando ci sono nuovi video. Tenete presente che adesso siamo in una fase di strutturazione diciamo, del software di ScoreTrend, poi a mano che inseriremo tante altre cose, poi farò anche delle dirette live per farvi vedere al meglio come si possono leggere i grafici e tutto il resto. Vi saluto e vi lascio insomma, ai prossimi miei video che farò nei prossimi giorni. Ciao a tutti!